A serio, a serio, ho installato questo nuovo plugin di Twitch, Twitch Soundtrack, che ha delle belle tracce. C'è delle belle tracce, indubbiamente. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Vi dirò che fare musica con. Un... mettere la musica durante una live mi... mi fa anche andare meglio. Mi prende, mi prende. Sono contento di questo nuovo plugin. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel canale di Pato Stratos, il razzo interspaziale che vi porta a scoprire quelle che sono tutte le realtà del mondo dell'audiovisivo, dal cinema alla TV, all'entertainment, al teatro, a chi più ne ha più ne metta, ai video di TikTok, ai content creator, eccetera, eccetera. Oggi è, una bellissima, è stata una bellissima giornata di sole, si è lavorato, per fortuna. Ho visto tanta gente in giro e di questo sono contento. Sono contento che ci sia un po' di vita, che la situazione si stia, si stia ristabilendo un po', che stia tornando alla normalità. Questa sera è una puntata interessante. Aspettate, che abbasso un pochino la musica di questo bellissimo plugin Twitch by Soundtrack: Soundtrack by Twitch che ti permette di mettere la musica. Questa sera di cosa parliamo? Questa sera parliamo di un argomento comunque ostico, un argomento che però bisogna affrontare per andare avanti anche in un pensiero di Pato del cinema, ovvero quello della censura, quello della censura che si sta, sta prendendo piede purtroppo nella cinematografia e anche in altre arti. E, e stasera parliamo proprio di questo. Parliamo, parleremo di, di una cosa positiva, iniziamo con una cosa positiva, dopo parliamo di quello che è successo della Disney che mette il bollino rosso ad alcuni cartoni per il razzismo. Stiam, vedremo un articolo interessante di Dago Spia sulle quote rosa di come stanno sostituendo gli eroi del passato. Insomma, sarà una puntata interessante, parleremo di censura se volete commentare e partecipare al dialogo. Le porte sono aperte nel mio razzo, faccio un atterraggio di fortuna sulla terra e raccolgo tutti. Ci siamo, ci siamo. Iniziamo subito con, con un articolo sempre da Dagospia, ma è solo l'articolo che ci porterà poi ad analizzare la notizia in sé. E un montaggio di 30 minuti chiamato Cine Censura recupera le sequenze proibite tagliate di film italiani tra il 1946 e il 1969. Questa è una cosa fighissima, questa è una cosa interessantissima, e dopo vedremo perché, perché almeno io la ritengo interessante. Baci ritenuti troppo appassionati, abbracci vibranti come quello di Mastroianni e Jean Moreau. Particolari anatomici tipo schiena e caviglie, dialoghi violenti. L'ossessione dei censori ha riguardato principalmente la sfera sessuale, come, come sempre. Comunque, in quegli anni, il, il clamoroso caso di Ultimo Tango a Parigi, <ride> Ultimo Tango a Parigi, ce lo ricordiamo tutti. Nel senso, che chi non l'ha visto lo, lo riguardi, perché è un film di Bernardo Bertolucci, un regista italiano. Quindi, chi è appassionato di cinema e registi italiani, deve cercare di vederli tutti. Quelli più importanti, almeno i capisaldi eh, Bisogna, bisogna vederli Comunque eh, Hanno fatto un montaggio Che comunque hanno anche Diviso in spezzoni creando un sito Che adesso andremo un po' a vedere Assieme E hanno messo tutte queste scene Che erano state censurate Erano state censurate perché In quegli anni quando erano state girate Ritenute troppo esplicite nel caso sessuale O troppo violente o oh, troppo blasfeme perché ci sarà anche una sezione di blasfemia e viva la blasfemia no scherzo scherzo mi dissocio da me stesso e vediamo non andiamo a leggere la notizia se vi interessa andate pure su Dagospia grazie a Dagospia che ce la riporta anzi Franco Montini per la Repubblica è un riporto di un riporto e montaggio di scene proibite vediamo scene di Marcello Mastroianni che dicevamo prima e vediamo Ultimo Tango a Parigi eh, insomma eh, che, che dicevamo prima scene comunque di sesso e di violenza censurate e da questo andiamo subito a vedere perché passiamo subito alla notizia che c'è un bellissimo sito un bellissimo sito questa notizia leggendola mi ha fatto scoprire che questo montaggio lungo l'hanno diviso nelle scene ed è il sito Cinesensura che apro così lo visualizziamo bene ed è diviso in quattro, in quattro sezioni fondamentalmente: in sesso, violenza, religione e politica. Qua nella politica vediamo un Totò, o almeno sembra proprio lui, sembra. Eh, qui credo che sia il buono, il brutto e il cattivo. Credo che sia questo, questo sesso, questo mi sembra 8 e mezzo, non vorrei dire stronzate, ma mi sembra proprio 8 e mezzo, questo non lo so. Vorrei vedere, vorrei vedere l'ho scoperto prima questo sito perché la notizia l'ho vista qualche giorno fa e l'ho salvata nelle note come faccio per prepararmi la live, e quindi non l'ho analizzato. Secondo me è molto interessante, vi spiego il perché. E diciamo che quando si... Approccia a creare qualsiasi cosa nel mondo del cinema, ma anche nel mondo del teatro. Insomma, quando si cerca di scrivere una storia si hanno sempre delle, delle ispirazioni piuttosto che spunti da qualcosa che hai visto, che hai vissuto. E secondo me delle scene che al tempo comunque di grandi, scusate, di grandi registi venivano censurate, potrebbero dare un'ispirazione veramente. Grossa, soprattutto in questo momento, dove, dove è difficile trovare nuove idee, Tut tutto è già stato tanto analizzato, non c'è mai limite, per me non esiste mai il limite, però tutto è già stato analizzato ed avere fonti di ispirazione per nuove idee è sempre una cosa positiva. Quindi andiamo a vedere un po' di scena assieme, sperando che non ci censurino anche a noi, ma non credo proprio. Iniziamo, iniziamo chiaramente col sesso. Iniziamo chiaramente col sesso ed era anche quello in alto a sinistra. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante da vedere assieme. <ride> Vediamo se c'è Fabio una scena magari Totò cerca casa. Vediamo se riusciamo a trovare un film magari molto conosciuto, molto conosciuto. Totò e le donne, comunque sempre Totò. <ride> Grande, tutto nazionale. Ah. Tette, tette te censurate, immagino. Un giorno in pretura di Steno. Ehm, oddio, che lapsus. Il padre. Steno Vanzina, il padre di Vanzina, Steno, mi pare proprio di sì. Comunque, questo. Insomma, Alberto Sordi lo riconosciamo. Ah, Febbre di vivere, questo lo riconosciamo, Mastroianni. Bello, bello. Direi che possiamo vedere la scena di Un giorno in pretura. Se c'è una scena. Eh, ho capito. Non me la fanno vedere la scena. Non, la commissione di disabilità ha scelto, ma in fase di pressità circa il finale, l'osservazione è notificata dietro produttrice al film vengono apportati dei tagli, sesso, censura preventiva. Ma però la scena non me la fa vedere. Non capisco. Non ce l'ho la scena, mi sa. Mi sa che non abbiamo possibilità di vedere le scene. Proviamo. Proviamo un'altra, proviamo un'altra. Ah, questo c'è cioè l'icona del video, chiaramente quando il video... Eccolo qua. Vediamo quando c'è scritto video. Ah, c'è il video, chiaramente. Andiamo a vedere questo film Desiderio che non conosco. Ma vediamo che cosa era stato censurato al tempo. Sono pochi secondi, sono 47 secondi. Lui che apre la porta. La vede fa un ghigno di desiderio. Ah, la vede nuda, la vede nuda, lei si chiude, si copre velocemente. Nando, Nando, Nando. Ah, regia di Rossellini comunque. Ok, <ride> capite come, come stavano al tempo comunque. Nel senso che, se queste sono le scene che il centro cattolico non voleva trasmettere, capite che la censura era veramente alta. Amor non ho però però. Andiamo a vedere, visto che c'è un video. Amor non ho però però. Di Giorgino Bianchi, Ministero dei beni dell'attività culturale e del turismo. Attenzione. Bello questo fruscio che sa di vintage. Fruscio di vecchio, ma, ma qui non vedo assolutamente nulla. Cioè, vedo l'inizio di Duzzinnone. La commissione di San dei concede nulla osta di produzione per tutte quelle esportazioni a patto di mangiare a portare alcuni tagli alla pellicola. L'autorizzazione alla fissione viene concessa a condizione se sono rimasti due soggetti dalla fotobusta. Foto Andiamo a vedere qualcosa sulla violenza, va? Cambiamo genere. Guardiamo un pochino di. di Spari, Scarface, lo sfrecciato. Vediamo qua se troviamo velocemente qualcosa di. Di famoso anche se abbiamo visto che i video bisogna. sta andando la musica? Ah, sì, però c'è una musichetta chill. ma ah, sì, c'è una musichetta chill, alziamola un po', alziamola un po' così la sentite anche voi. Ah, cavalleria rusticana c'è il video. Sempre febbre di vivere con Mastroianni c'è il video Andiamo a vedere Mastroianni chiaramente Dovrebbe essere la sezione Violenza In relazione ai impressionante impressionanti Subisce un aggiornamento che consente di ottenere Nulla a osta Ok Vabbè ah 2007 in bocca si viene autorizzata senza limitazioni chiaramente chiaramente questa era poca roba andiamo a vedere anzi 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 prima voglio vedere no no voglio vedere la politica prima voglio vedere la politica perché con la politica secondo me ci andavano più pesanti di adesso vi dirò andiamo più pesanti di adesso dove tutti sono veramente dei codardoni ignavi Si usa l'escamotage del, della dialettica, del saper parlare piuttosto che essere coincisi e diretti. Vabbè, allora detto ciò, cerchiamo un video che è pieno di documenti, è proprio qualcosa, proprio qualcosa di trippante. Se, se non lo facevate con me, questa roba con chi la facevate, ragazzi? È per questo che dovete viaggiare con me sul razzo di Pato Stratos, che vi porto cose che sennò non avreste mai visto però vedo pochi video qui, pochi video questo mi sembra un mussolini va bene ragazzi comunque vi ho fatto vedere, ho fatto vedere il sito se avete piacere di approfondire, se avete piacere di approfondire andate, pure, andate pure da soli e perché comunque c'è del materiale interessante, c'è il materiale interessante potrebbe essere di ispirazione, come dicevo prima. Anche qua abbiamo un video. A Vittorio De Sica, attenzione abbiamo un video. Se sì, siamo nella sezione religione. Eh. Uh. sbloccato. bloccato sbloccato basta finisce finisce lì vabbè dicono puttana dicono poi tratta un po' male la donna insomma eh eh Ross Vittorio de Sica grande la Commissione di Appello conferma il divieto ai minori di 16 anni e i tagli richiesti. La ricca documentazione percorre l'intercensore di questo film unico tra gli arguti appunti del sottosegretario Giulio Andreotti e le dettagliate argomentazioni della produzione. La riedizione del 1967, con l'eliminazione di scene e dialoghi per un totale di 32 metri che alleghiamo, ottiene l'autorizzazione alla produzione da parte della televisione italiana senza limitazioni di età. Sì, ma 32 metri hanno tagliato. Cioè, eh, io non so quant'era lunga una pizza nei film che giravano al tempo, però 32 metri mi sembrano tanti, mi sembrano tanti. Non lo so, potrei sparare una media, secondo me, a 150-200 metri. Lo scoprirò, lo scoprirò. Va ragazzi, questa era la prima notizia della serata ed è stata comunque una bella notizia perché e riusciamo eh, parlando appunto di... ho voluto mettere come titolo Cine Censura perché mi piaceva e anche perché questo sito comunque è un, un, una cosa che va contro la censura adesso, eh, cioè il sito dice riportiamo, facciamo rivedere tutte quelle scene che erano state censurate, che fondamentalmente si parla di arte, come vi dirò dopo. E il mio pensiero è che censurare l'arte è comunque sempre sbagliato, perché è veramente una limitazione del pensiero e non è, non è giusto. Ci deve essere libertà di pensiero a questo mondo. L'arte può essere giusta, sbagliata, ma non va limitata. Cioè nel senso va contenuta magari se i ragazzi, i bambini non devono vedere certo tipo di arte, eccetera. Ci vuole una gestione di quello, però non può essere censurata, non può essere limitata. Va bene, dai. Andiamo avanti e. e, e leggiamo un'altra notizia di Dago Spia, già che ci siamo. E... Prima di. prima di leggere questa notizia, volevo comunque fare un. Un intro, perché adesso andiamo a parlare de, del ruolo della donna, il ruolo delle donne nel cinema, di come sta prendendo piede questo nuovo immaginario della donna eroina. Dopo tutti quei film di eroi maschi, eh, rappresentati comunque insomma negli anni del cinema. E, e, e andremo a fare dei, delle analisi alla fine per capire un po'. E quanto questa cosa è spinta dal giusto andamento della meritocrazia e della scelta, e quanto questo è dettato dall'andamento dei tempi. Perché, perché purtroppo in questo momento si è parecchio condizionati, soprattutto nelle scelte di qualcuno che deve dire qualcosa. Eh, quindi dai, allora la notizia è riportata sempre da Dago Spia. Oppa. E, hop passo veloce ti guardi là è sempre Dago Spia che ultimamente mi fa delle notizie del cinema che mi piace riportare le quote rosa chiaramente Dago è di parte e io in realtà sono più imparziale di lui voglio semplicemente analizzare e fare cronaca di questo poi il mio pensiero lo dirò alla fine le quattro Rose ci stanno fregando anche gli eroi. A causa del nazifemminismo, che cerca solo un regime, un, re, un regime change, di genere diventano donne tutti i personaggi storicamente maschili. Sofia Vergara interpreta la nipote di Zorro, James Bond dà la licenza di uccidere. Ah no, James Bond dà la licenza di uccidere alla Shana, sia sì, un gioco di parole, alla Shana Lynch. Lei. Eppure Plastic Man e Doctor Who cambiano sesso. Agli uomini cosa resta? Il ruolo del fatino di Cenerentola. Allora, secondo me come titolo è un po' spinto. Però è chiaro che Dalgo è un provocatore. E io quando faccio cinema in Cile sto in Cile, quindi sicuramente non sono un provocatore. Andiamolo e... a leggerlo con calma. Andiamo a leggerlo con calma. Intanto io modifico. E... Nell'ansia di cancellare confini, di confondere ruoli, di capovolgere schemi, o forse solo di stupire, chi non si stupisce più di niente, il cinema maestro di pedagogia a volte fin troppo spicciola ci sta togliendo le ultime certezze rimaste. Peggio di virologi assortiti ai comitati, comitati scientifici che non sanno che pesci pigliare. Prendi per esempio Zorro ha sempre avuto la faccia del Beltrucci, baldo di Armando Catalano, siciliano con i baffetti da Sparviere e il fisico da Torero, che per mettere la maschera della volpe aveva adottato il nome d'arte di Gay Williams, nella serie tv senza tempo di Walt Disney. Era il simbolo dell'uomo che non doveva chiedere mai. Il vestito. Di... Eh, forse questo, però, eh, Dago è già il primo problema. L'uomo che non deve chiedere mai è uno stereotipo forse che si deve abbandonare nell'immaginario, vabbè andiamo avanti era il simbolo dell'uomo che non doveva chiedere mai il vestito di carnevale preferito ai maschietti ma adesso cambia tutto Zorro sarà una donna i fratelli Rodriguez, i datori del progetto per la NBC hanno trasformato Sofia Vergara che la vediamo qua sopra l'attrice che lo interpreterà in un artista underground di oggi che combatte le ingiustizie ma sola Dominguez il personaggio interpretato, altri non è che la pronipote di Don Diego della Vega. Vedremo se lascerà il segno. Eh, ragazzi, cioè... Nel, nel senso, io dico... Ci sta fare un continuo delle storie? Assolutamente sì. Molte hanno avuto successo. Molte hanno avuto veramente successo. Però abbiamo visto che in certi casi... In certi casi, tipo Ghostbuster femminile, scusate, in certi casi forzare le cose solo per avvicinare il franchise al mondo femminile è una cazzata clamorosa. Cioè, vi ho fatto un esempio prima che non voglio ripetere perché il franchise di Ghostbuster è uno di quelli che mi piace più in assoluto di sempre però purtroppo ci sono state altre cose. Adesso ho anche analizzato in una puntata precedente, stanno per rifare un Ghostbuster, ambientato nel futuro, protagonista, cioè Finn di Stranger Things, e ci sono tutto il cast originale, chiaramente invecchiato, grande Bill Murray, e allora quello ha senso. Ho visto il trailer, mi sembra una cosa fatta comunque... Scritta, scritta coscientemente. E il film riadattato al femminile non mi è piaciuto proprio. Adesso Sofia Vergara lei. No, no, non volevo vedere l'altra foto. Dovrebbe interpretare la pronipote di Diego Della Vega e fare la zorro cittadina. Non lo so, non lo so, dico Zorro mi è sempre comunque mi è sempre piaciuto anche perché era ambientato in quel contesto messicano, insomma, di, di, di case vecchie, stile un po' cavalleresco, con le spade, eccetera. Mi piaceva per quello. Non so se portato in un contesto cittadino potrebbe funzionare, ma vedremo, vedremo. Andiamo avanti. Stesso discorso per James Bond. Da sempre con la sciupa femmine. E vagamente maschilista Sostituire Daniel Craig Che a me non è mai tanto piaciuto Che ci consegnerà la pensione In No Time Today sarà la Shana Lynch La vediamo 32enne britannica come l'originale Ok Beh, Bella Veramente bella la Shana O meglio nei film i due lavoreranno in coppia e Bond resterà Bond, ma 007 Sigla dell'Elite con licenza di uccidere passerà da lui a lei. Funzionerà? Più che si vive solo due volte, diciamo chi vivrà vedrà. Questo è un gioco di parole su un vecchio film di eh, James Bond, non mi fanno ridere questi giochi di parole, dago te lo dico, però beh. E anche qui vedremo scusa eh, adesso lui la dà la licenza a lei ah e lui resterà James Bond quindi se vogliono andare avanti con un maschio lui è rimasto James Bond e ce ne sarà un altro però hanno messo anche una lei eh, vedremo vedremo comunque nel senso il franchise... il franchise di James Bond è sempre andato eh, I film comunque hanno un bel budget, vengono girati in giro per il mondo. Eh, insomma, ecco. Qui secondo me potre potreste trovare già un, un trailer o comunque qualche immagine su internet andata a vedere. Perché questa mi sembra comunque una città europea, no? Dio, non è vero. Ci sono cose così anche in America. Ho detto una stronzata, però insomma, potrebbe essere, non lo so. Mi dà l'idea però di essere europea. Andiamo avanti, andiamo avanti con un film che io personalmente ho visto perché è fuori su Netflix, quindi lo potete trovare, lo potete trovare tutti, tutti quelli che hanno Netflix, oppure insomma fatevelo per sta, ma in realtà diciamo che, vabbè, andiamo, andiamo a leggere e dopo vi racconto. Intanto sugli schermi è arrivata Nola Holmes, la sorella minore che ha visto il viso di Millie Bobby Brown. La ricordiamo, Eleven di Stranger Things. Grande, grande, grande fasto, benvenuto nel razzo. Eh, diciamo Millie Bobby Brown, Le Eleven di Stranger Things. Ma identica al fratello. Il dottor Watson c'ha già e al volto orientale del bellissimo di Lucy Liu in Elementary. Non si chiama John Watson, ma John Watson. Così, come donna, è diventato un altro celebre assistente TV. Il Jonathan Higgins di Magnum P.I. che nella nuova serie si chiama Juliette Higgins. Una parità notevole, dato che Parita Wix, con l'accento sulla I, è il nome dell'attrice che gli dà incantevole corpo. Allora, questo di. questo di, di, di Magnum P.I. non lo conosco quindi non lo so, non posso commentare. E Nola Holmes l'ho guardato, e Holmes l'ho guardato comunque incuriosito dal eh, mondo di Sherlock Holmes, che è un bel mondo, mi, mi sono sempre piaciuti sia i film che. Aspetta un attimo! Chiamate, ma sono in live, sono in live, quindi scriverò. Ti ringrazio Gaietta che mi è sottofondo mentre pulisce. Vabbè, vi, vi dicevo che questo film l'ho guardato con interesse perché mi piace il franchise di Sherlock Holmes e perché lei comunque è stata oggettivamente molto brava in Stranger Things e quindi andava, andava e, e era giusto darle credito e guardarlo. È, è un film recitato anche bene, sono d'accordo, belle ambientazioni, la storia si evolve. Eh, però mi sembra anche questa mi, se, mi è sembrata anche questa una forzatura una forzatura perché distacca all'inizio senza fare spoiler all'inizio comunque conosci i suoi fratelli Sherlock e Miloch, eh, Milock Holmes il fratello di Sherlock Holmes adesso non ricordo il nome e dopodiché nella storia Appaiono un po' di meno, però non riescono mai a creare quel rapporto che mi fa entrare nel, nel mondo di, di Sherlock Holmes. Cioè, comunque se vuoi fare un Enola Holmes, ovvero la loro sorellina così inventata, devi portare un po' di quel mondo misterioso. Invece, questo mi è sembrata una, una caccia di una teenager che scappa di casa. Mi spiace però, mi è sembrata un po' così. Eh, quindi non lo posso consigliare, però guardatelo, perché, perché è un buon passatempo, mettiamola così. Non mi piace mai essere cattivo, quindi posso dire che è un buon passatempo, niente di più, non, non mi ha lasciato, lasciato tanto. Che canzone è? Cambia canzone? È? Sì, dai. Ho messo sezione indie su... Soundtrack by Twitch. Ogni tanto qualche canzone carina. Qualcuna no, ma non ci posso far niente. Non posso infrangere il copyright. Andiamo avanti. Nonostante la resistenza semantica di Man e Doctor, cambiano sesso anche Plastic Man e Dottor U, l'eroe a fumetti della DC. Sarà riconvertito in un'avventura d'azione guidata da donne. Senza più maschietti. Da uomo di plastica, a uomo da niente. Dottor U, alieno metafora che si rigenera in corpi sempre diversi, è già una donna, Jody Witaken, da 4 anni. Dottore è rimasto dottore anche perché al femminile non c'è. Questo potrebbe funzionare, questo comunque potrebbe funzionare e chi ha scritto l'articolo almeno ha cognizione di cosa sta scrivendo perché appunto è vero, Dottor U ha questi poteri. Quindi l'escamotage che è già donna potrebbe funzionare. Eh, vorrei capire tutti questi eroi che comunque eh, avevano già fatto film dove erano maschi, dopo come mh, proseguiranno se dovessero fare i mille remake o i mille incroci che fanno sempre. Voglio capire un attimo dove potrà finire mh, tutti questi eroi trasformati al femminile. Non lo so, continueranno paralleli, maschi e femmine, nel senso eh, fanno un mercato per le donne, un mercato per gli uomini come le festicciole alle medie dove eh, si era divisi maschi e femmine, eh? quelle cose lì, va bene. Diverso il discorso di Peter Pan, che abbiamo mandato giù da anni ormai, visto che a vestirne i panni sono state almeno una quindicina di attrici, da Veronica Leica, Mia Farro, ma chi poteva immaginare una serie social dove Amleto è una lei, Donatella Furino, come se già non fosse complicato essere o non essere. Io non sapevo di questa cosa. E se toccano anche Amleto, vabbè ma tanto eh, in una scuola in America hanno vietato l'odissea perché maschilista, nel senso si sta uscendo un po' di senno sull'arte e dico sull'arte perché dopo sui commenti, sul modo di porsi, sulle cose che non si devono più dire per non traumatizzare la gente, che i traumi possono durare anni, sono d'accordo ma sull'arte sull l'arte deve essere sempre contestualizzata quando si guarda qualcosa deve essere contestualizzato devi sapere cosa stai guardando se no deve essere come dicevo prima deve essere mediato da, da chi trasmette quella cosa e eh, far sì che determinate persone non vedano eh, contenuti violenti piuttosto che sessuali fino a una certa età è così non deve essere una censura, ma deve essere una regolamentazione. Va bene, dai, andiamo avanti. Andiamo avanti perché questo articolo di Dago Spie era un po' di parte, ma tocca comunque dei, dei, punti, dei punti interessanti, quelli che vi dicevo mentre ne parlavamo. Ovvero, fun funzioneranno questi film? Perché dopo è, è arte, ma è sempre il Dio Naro che. Che, che, che regola quindi insomma, se questi film non andranno bene, purtroppo non avranno seguito e chissà dove finiranno un po' questi franchise con forse potrebbero capitare dei flop. Andiamo avanti, chiudiamo e parliamo di un altro, un'altra recente uscita: ovvero Lupin su Netflix con, con Omar Sai. Omar Sai, la maggior parte del gli spettatori italiani lo ricorderanno per quasi amici, Antus in originale in francese un bellissimo film, un filmone caposaldo perché aveva fatto molto successo ed era fatto molto molto bene, era scritto molto bene, era girato molto bene, loro due erano due grandi attori scelti perfettamente. Quindi ve lo consiglio, quasi amici, andatelo a vedere se non l'avete visto. Tra parentesi, io con lui, mi vanto un po', io con lui ci ho lavorato, ci ho lavorato per inferno a Venezia, gli ho offerto una sigaretta, quella stessa sigaretta che mi andrò a fumare in questo momento. Da Achille a Bridgeton, se la storia stravolta del politicamente corretto è il caso diverso del lupè nero. Allora, già non mi piace dal titolo manco questa, perché il lupè nero... Io non l'ho letto quest'articolo perché mi piace il live comunque quando faccio cinema in chill. Le, linkarmi gli articoli e poi andarli a vedere assieme. E eh, già questa cosa non mi piace. Io spero spero che eh, chi ha scritto questo articolo, Renato Franco, abbia guardato lo spettacolo, lo show. Perché anch'io all'inizio ero riluttante che usavano il nome Lupin. Però, dopo, almeno su quello, mi sono ricreduto dal whitewashing all'altrettanto assurdo blackwashing ovvero mettere sullo schermo personaggi neri che significativamente dovrebbero essere bianchi allora diciamo che non è così cioè è sbagliato è una notizia sbagliata loro non vogliono mettere Lupin Met non, e non è neanche tipo un parente di Lupin quindi hanno usato il nome di Lupin ma è contestualizzato abbastanza bene e non farò spoiler però è contestualizzato abbastanza bene. Poi leggiamo un attimo l'articolo, lo, lo, lo smentiremo un pochino da quello che, che già riesco a intuire dal titolo e, e dopo parliamo un attimo della serie perché io l'ho già vista. Un senegalese alto 1,90 m a leggere i libri d'inizio del di Novecento di Maurice Leblanc si, fa, si farebbe fatica a immaginarsi così Arsenio Lupin. Scusate, sono partito molto male. <ride> Ma nel 2021 società multietnica, la Francia campione del mondo, rappresentata dal talento di Mbappé, la scelta diventa tanto coerente quanto criticata da chi vede un'opportunistica volontà di compiacere il politicamente corretto piuttosto che un reale... Madonna come scrivi ragazzo, cioè non c'è una virgola, non c'è una virgola su questo articolo, vabbè. La scelta diventa tanto coerente quanto criticata da chi vede un'opportunistica volontà di compiacere il politicamente corretto, piuttosto che un reale afflatto di parità, di diritto e uguaglianza universale. Del resto, il processo è in atto. L'Academy di Hollywood ha stabilito nuovi requisiti per favorire l'equa rappresentanza di origine, genere, orientamento sessuale e persone con disabilità. Sì, è vero, nel senso stanno cercando di spingere in favore di queste. E, diciamo di queste minoranze, ma ci sta, nel senso che in questo periodo spingeranno mettendo dei personaggi ehm, così, però eh, dopo la cosa credo che diventerà una normalità quindi la cosa si normalizzerà. Io penso così dal 2024 i lungometraggi dovranno rispettare i nuovi standard per essere candidabili all'Oscar come migliori film. Vabbè, ma questo vaffanculo va pure gli Oscar, nel senso è... È... abbiamo già visto nei live precedenti che gli Oscar comunque sono un premio dell'Academy per l'Academy e non hanno fatto entrare solo chi volevano loro da sempre, quindi insomma, dai, gli Oscar lasciano il tempo che trovano. E così i colossi internazionali dell'intrattenimento si sono già adeguati per evitare di essere tacciati, di non essere al passo coi tempi, e i cast di film e serie sempre più spesso si allargano in rappresentanza di tutte le etnie. Mm. Peccato che certi principi, impeccabili sulla carta, nell'applicazione portano a paradossali cortocircuiti. Così del whitewashing si è passato all'altrettanto assurdo blackwashing, ovvero mettere sullo schermo personaggi neri che storicamente dovrebbero essere bianchi. Certo, la fiction non è un libro di storia, ma l'impressione è che la scelta sia motivata soprattutto da ragioni di marketing etico. E questo, questo forse sono anche d'accordo. Sono d'accordo. Come sappiamo noi che i produttori di Hollywood lo fanno perché veramente ci tengono a determinate cose o scelgono meritocraticamente l'attore che deve fare eh, il personaggio eh? oppure c'è del marketing etico è una bella domanda che, che ci, ci pone il, questo giornalista e la rianalizzeremo sicuramente su questo argomento ci torno e la rianalizzeremo re mi piace marketing etico così è successo di vedere un Achille di colore nella miniserie Troy una Valchiria nera, un Tor. Una Valchiria nera in torre, La somma del famoso strano l'ha raggiunta però Bradson, ambientata all'inizio del 1800 in Inghilterra, dove la regina britannica è afroamericana E la corte pullula di duchi e conti di colore. L'effetto è straniante. La verità storica è una società classista bianca. Viene stravolta in una realtà fantascientifica, una società classista multirazziale la sensazione è quella di entrare in uno di quei bar spaziali di guerre stellari piuttosto che alla corte della regina Carlotta di Mecklenburg-Sterlitz io non l'ho visto Bradstone. non sapevo fosse così vorrei magari mi documento però quello che dice in queste ultime in queste ultime righe è il succo ed è fondamentale cioè la verità storica nel senso a me sembra che appunto allora Pen non ha ragione, non l'ha visto perché, perché non c'entra niente. Lui è un altro personaggio, quindi sta sbagliando, però su stravolgere la verità storica e che non mi, da, non mi darebbe anche a me l'impressione di entrare in una corte, e, se, se ci fossero tutte multiculturalità, eccetera, è corretto. È corretto. Eh, eh, non capisco se questa cosa è, è fatta appunto solo per marketing etico o per stravolgere la verità storica perché sapete se adesso eh, facendo dei ragionamenti anche utopistici ma sai se la storia viene raccontata in maniera differente per cent'anni e viene cancellato il passato cioè la storia cambia e questa è una cosa interessante, approfondiremo anche questo, approfondiremo anche questo. Magari parliamo con qualcuno di sto discorso, perché è interessante. La nuova di serie di Netflix invece gioca sull'equivoco. Marsai, ah vabbè aspetta, che c'era questo pezzo. Marsai non è Lupin, ma si ispira a lui. E il titolo stesso è fatto in posta per indurre lo spettatore a credere che sia così. Allora sì, questo, vabbè anche sì, però non c'è niente di... E cancellare la storia eh, in questo, in Lupin almeno in un gioco di specchio. e suggestione Lupin, Lupin racconta la storia del senegalese a Sandy diop interpretato dal francese a Marsai, la cui vita viene sconvolta quando suo padre si suicida dopo essere stato uh, papà, qui però c'è dello spoiler andiamo a leggere solo la parte interessante la nostra intenzione era anche evidenziare il lato sociopolitico della storia che era già presente nel lavoro di Maurice Leblanc, spiegava Marsai. Abbiamo creato un personaggio radicato nella società odierna e nella modernità che in più aveva caratteristiche uniche. A me la serie in sé non è dispiaciuta, non mi ha fatto impazzire, sta venendo molto lodata, sta venendo, ma secondo me c'aveva delle lacune, c'aveva delle lacune di scrittura che... Se ho voglia analizzerò, ma non è, non è la, la sera in cui parlo di Lupin. Prodotta in Francia, la serie ha puntato su uno dei suoi attori più internazionali, in grado di raggiungere una, una, popolari eh, una popolarità globale grazie al fenomenale successo di Quasi Amici, come vi dicevo prima, commedia politicamente scorretta sulla disabilità. Era solo dieci anni fa, ma si poteva usare quanto oggi è diventato inusabile. Sì, è vero. È vero non so se oggi si potrebbe rifare un film come Cosa amici che raccontava l'amicizia tra un ricchissimo uomo d'affari tetraplegico il suo badante va bene va bene va bene, va bene. e lui è sulle stesse tracce sceneggiatura non particolarmente sofisticata ma ottima serie spegni cervello Netflix ha dichiarato che raggiungerà 70 milioni di famiglie entro il primo mese superando così sia Bridgestone che la regina di scacchi Ok, insomma, qui dicono che forse non supererà veramente la regina degli scacchi perché le visualizzazioni sono. Ciao, Lodenboy. Eh? Benvenuto nel razzo. A parte che ci sei sempre, di là a game mare. Capo Loden. Un ruolo che per il francese è il massimo. Se fossi britannica avrei detto James Bond, ma da francese scelgo Lupin. Sì, è vero. Ladro gentiluomo con la capacità di rubare una collana super sorvegliata al Louvre e di entrare e uscire dal carcere. Va bene, basta, qui so spoiler, qui so spoiler non ne facciamo. La serie, la serie ci sta, la serie va vista perché appunto è Spegni cervello, grande Rhino. La serie ci sta, Spegni cervello, però non mi è piaciuta fino in fondo secondo me potevano pensarci diversamente, lui ogni tanto è super Lupin, super geniale, pensa tutto, ogni tanto sembra veramente uno arrancato che gli sta andando di culo se la polizia non lo, non lo sta beccando, quindi insomma in quello mi, mi, mi faceva uscire a entrare un po' dal personaggio e anche dalla serie, quindi insomma. Spoiler, spoiler infatti non ne facciamo Rai, non promesso, ho promesso non ne facciamo più. Non ne facciamo più perché insomma, lasciamo lupen Lasciamo lupen e andiamo su sulla notizia più forte di questi giorni. L'avrei voluta trovare un po' più lunga, però vabbè, leggiamo questa di Tgcom24. Dici, sì, ma documentaristica solo su GameStop, forse su questi casi. Sui casi di, di trading fall. A parte che c'è già il Bitcoin che sta facendo le cose pazze. Vabbè, andiamo avanti. Si parlava di trading. La Disney mette il bollino rosso ai suoi classici, Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti, vietati ai minori di 7 anni. I tre film trasmettono stereotipi e messaggi dannosi e razzisti e restano visibili solo a un pubblico adulto. È proprio così, eh, nella sua platform, eh, ovvero HBO Plus, come si chiama? Sì, HBO Plus. E la Disney eh, ha censurato questi tre. Non li ha censurati, ha messo il bollino rosso ai minori di 7 anni: nel senso che gli, gli account per minori non potranno più entrare sulla battaglia dei milanari. Chi sei, sei visto gatti? Bambini del XX secolo. Ma no, che non ci sta. Cioè boh. Tu sei cresciuto male guardando i cartoni della Disney? Vabbè, leggiamo l'articolo dopo ne parliamo. La cancel culture, cancel culture, come viene definita dai più scettici che ne contestano le scelte falsamente moraliste, colpisce ancora. Questa volta a cadere sotto le scure della censura sono tre pietre miliari del cinema per bambini come Dumbo, Gli Aristogatti e Peter Pan. Disney ne ha vietata la visione ai minori di 7 anni perché veicolerebbero stereotipi e messaggi dannosi e razzisti. Eh no, infatti non tutti quanti vogliono fare il jazz, ma eh, appunto allora partiamo dagli Aristogatti. Dopo andiamo a vedere l'altro pezzettino che vabbè dirà dirà insomma quello che abbiamo detto. Eh, gli Aristogatti hanno contestato appunto un, un po' di personaggi, soprattutto la banda di tutti vogliono fare il jazz tutti quanti, tutti quanti. Eh, nel senso io quando ho guardato quel cartone probabilmente il giorno dopo a scuola cantavo la canzone, sicuramente non ero eh, preso da, 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 da insultare o eh, piuttosto che pensare ai cinesi, visto che c'era, mi ricordo, il trombettista con gli occhi a mandorla, poi c'era quello grosso che parlava russo, non è che il giorno dopo io pensavo che loro erano così. Cioè, È ovvio che nei cartoni prendevano le sembianze piuttosto della cultura, di come erano fatti, quindi gli occhi mandolli, eccetera, e cercavano di replicarla, ma io non ci ho mai visto niente di male. E Ho paura, ho paura anche di una cosa, ho paura che se loro mettono un bollino rosso che, che prima dei cartoni che dica eh, questo è vietato perché è razzisti e dannosi, il bambino comunque inizia già a capire cos'è il razzismo. E ho paura che, visto che i bambini comunque per la maggior parte non sono controllati quando sono a scuola, eccetera, non vorrei che questo discorso venisse fuori prima, cioè che il discorso del razzismo prendesse piede prima nella testa dei bambini. Invece se non gli è fatto capire gli, lo capiscono dopo col tempo. Cioè i bambini, è inutile insegnare ai bambini troppo piccoli il razzismo, non lo capiranno mai, sono stupidi, devono, sono spugne che devono assorbire. Lo devono capire dopo nel tempo. Se lo fai capire subito dai cartoni animati. A parte la spensieratezza. Dove cazzo è la spensieratezza? I film sono stati cancellati dalla sezione Disney Plus dedicata ai bambini. Ma restano visibili per gli adulti con la dovuta nota introduttiva che spiega come i programmi includono rappresentazioni negative o o e o denigrano popolazioni e culture. E quindi, piuttosto che rimuovere questi contenuti, vogliamo riconoscere l'impatto dannoso, imparare da esso e stimolare il dibattito per creare insieme un futuro più inclusivo, come recita il disclaimer che precede i titoli di testa dei film. Ma io sono... boh, non lo so, non lo so, sono senza parole. Sono senza parole, vabbè, allora andiamo a leggere qua sotto dove dicono che cosa è stato levato, perché potrei anche mostrarlo su YouTube, però... Dopo dovrei tagliarlo salvando la puntata. In questo momento stiamo discutendo abbastanza bene sulla cosa. Non voglio, non voglio staccare. Perché ne avremmo discusso anche sul video. Eh, lo dovrei tagliare e metterlo su YouTube. Se avete voglia, andatevi a vedere i pezzi. Tanto basta che scrivete su YouTube i pezzi censurati della Disney. E credo ci siano ancora. Cioè, capite anche questo? Nel senso, non si possono vedere su Disney Plus. Ma un bambino di 6 anni. Se su YouTube scrive. Pezzi censurati Disney ancora ci sono al momento. Poi magari li leveranno anche da lì perché Disney è potente. Però. Ecco perché i tre cartoon sono stati censurati in pieno clima dal revisionismo storico, brut, brutto termine. La nuova morale di Hollywood, che trova moltissimi in disaccordo, ha deciso di contestare a Dumbo i versi di una canzone che suonerebbero irrispettosi verso gli scavi afroamericani che lavorano nelle piantagioni. E quando poi veniamo pagati, buttiamo via tutti i nostri sogni. Allora, io non, mi non me lo ricordavo questa canzone, sono andata a rivederla. Ed è la parte dove c'è il corvo amico di Dumbo che canta. Ed è un personaggio chiaramente ispirato dagli schiavi. Eh, però, cioè, è verità storica. Che sia positiva o negativa, è verità storica. E purtroppo ci sono stati periodi tremendi dove eh, c'era lo schiavismo da parte dei ciccioni di merda bianchi dei campi di cotone e, e gli schiavi quindi è una cosa vera e secondo me Dumba aveva anche un messaggio di speranza verso questa cosa cioè di, che, che, che non succedesse più va bene Peter Pan avrebbe invece denigrato i nativi americani chiamando i membri della propria tribù Grigio tri Tigrato Pelli Rosse, un titolo considerato offensivo. Mi ricordo anche di questa scena mi ricordavo. È una scena dove tipo, sono in una, nella capanna dell'amico di Peter Pan degli indiani, con Wendy, i fratellini, si, si passano tipo, anche il narghilè della pace, eccetera. E, e Ci sono i membri di una tribù pelle rossa che cantano eh, Dumbo 1941. Cioè, capito, nel senso, cioè si sta creando questa cosa che la verità storica anche artistica deve essere modificata. Ma come si farà allora ad avere della, della critica? Cioè, quando escono i film che fanno scalpore, perché fondamentalmente criticano, fanno vedere cose che usualmente non si vedono, come se... Cioè, si, appia si appiattira tutto, si appiattira... That's racist. <ride> Thanks, Rhinos. <ride> poca Hottos. Poca Hottos era... Era razzista di suo, non dicono niente, veramente. Grazie per l'eurino, le bro. Ehm allora andiamo avanti gli aristogatti sarebbero colpevoli di aver offeso il popolo asiatico con la caricatura Shungon il siamese con denti spioventi gli occhi a mandorla e le bacchette quello che vi dicevo prima cioè, cioè nel senso cioè, proprio di tutto dovevano toccare quella canzone quella canzone che di tutti i cartoni della disney eh, nel senso è stata iconica, veramente è stata iconica, tutti quelli della mia generazione della metà la ricordano anche in chat, l'abbiamo ricordata, eccetera, e ho scoperto anche una cosa molto interessante, ho scoperto che Walt Disney era, odiava i gatti, odiava proprio profondamente i gatti, infatti in tutte, mamma dice, paga sempre vizie e scommesse, ero l'attore, thanks bro. E odiava i gatti infatti tu, ci sono molti cattivi nei cartoni finché Disney era vivo che erano gatti uno, uno tra tutti gamba di legno e invece quando è morto hanno deciso che c'era questa pellicola lasciata lì che era Ieristo Gatti di farla uscire ed è stato per fortuna per fortuna fatta uscire è stato un successo insomma in tutta questa poetica francese parigina bellissima e io non sono, non sono d'accordo su questa cosa, però se può servire a far sì... Non lo so, non lo so, sinceramente no, non ci vedo un pericolo in questi cartoni animati, non, non ce lo vedo. Non ce lo vedo perché i bambini sono ancora comunque incoscienti su quello che potrebbe essere eh, un razzismo okay, di, di guerre fra popoli, perché nel senso di questo si parla. E deve cambiare la cultura a livello generale, non deve eh, cambiare gli sfottò che si possono fare a scuola. Eh, e a scuola, purtroppo, esistono anche queste cose, e, e devono essere comunque prese e ed educate eh, dagli insegnanti, anche se sto questo periodo insomma, dai genitori. Così funziona. Cioè, non deve essere l'arte che ti dice non guardarmi perché c'è quella cosa, anzi, l'arte deve. Farti vedere quella cosa e deve farti capire come va presa. Chiusa la prosa Disney, che mi stava salendo forse un po' il sangue. Allora, direi che passiamo alla reaction della prima puntata di season 2 di Snowpiercer. Però prima una notizia interessante, una curiosità figa perché la Canon, la Canon che ultimamente con le macchinette, con con le cose elettroniche non no, no sta spaccando molto, in senso che alcune case l'hanno un po' superata nella, ne, nelle macchine, nelle reflex, nelle mirrorless, insomma, per fare, per fare video. Canon ha montato una EOS 5 d Mark III, quindi la sua più venduta, ormai un pochino datata, su un satellite e chiunque può provare a scattare una foto dallo spazio, questa è una cosa veramente figa. Lanciato nel 2017 il microsatellite CESAT-1, non so perché ho parlato metà italiano, metà inglese, realizzato da Canon in orbita a 500 km dalla Terra dentro a una EOS 5D Mark III che scatta foto dalle superfici. Canon ha realizzato un sito interattivo dedicato al satellite su quale vuole costruire un business miliardario. Interessante, interessante. Adesso non ho voglia di leggere la notizia perché... Ha ah, un affare da miliardi di dollari. Però potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante, anzi, sai cosa facciamo? Ci guardiamo il video. Quanto dura il video? 26 minuti? Assolutamente no, assolutamente no. Però volevo almeno lasciare il sito interattivo che è questo, che è redefinedlimits.as space cornerstorm. We are ready. Yes, andiamo a scattare la foto a yeah. Siena, andiamo a scattare la foto A brighter future for every- Ho scacciato questo, attenzione The pure white of mountain tops and the expensive clouds, and the glittering lights of cities at night. Eh ah, sì, figo, figo. Ok, a amazing picture too. Ok, allora, Dove siamo? Siamo a Caraibi, bello, ma no. Voglio andare più o meno dalle parti. Oh. Sì, ma amica mia, cos'è questa? Cos'è? The way we capture life, è un'esperienza, sì ho capito, però mi devi fare scattare tipo AMI. Eh sì, è limitatissimo, eh? Aspetta, ci riproviamo un attimo. Forse fa... Ah, oh! No, no, no schippa, schippa, schippa. Forse, forse, ne faranno... faranno piano piano. Ah ok, sì, c'è le zone. Aspetta, aspetta. Ma come stat mission? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma sono entrato in un gioco, sono entrato e non volevo fare proprio questo. Ma cos'è? Yamamoto! Let's use the ammo, scammers. No, 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 no. Easy, right? Ma ragazzi, ma cos'è? Ma cos'è? Tipo un escape room? È un escape room? Sì, no, eh... scroll, scroll to zoom in. Non lo so, non ho capito se è interessante questa cosa se è una pataccata della canon. Ma through the roof cosa vuol dire? Se mi dai anche una pistola, abbia svoltato. Nel senso, <ride> se, se mi dai la pistola, abbia svoltato. Pensa, fasto che ha vinto il torneo due minuti e ha staccato lo stream. No, no, ah, ah, no, ho vinto. Abbiamo vinto. Dovevo andare in stream, abbiamo vinto e ho attaccato. Sì, ma non streamo gaming. Eh, you know, bro, lo sai. Dovrei streamare cinema. Adesso siamo finiti in una cosa della. Car allora, basta. Io volevo scattare una foto. Fammi scattare una foto. 0% Just Chat. <ride> sì, veramente, due minuti prima, ma durante il torneo ero lì che dicevo, adesso attacco, attacco perché la sento, attacco perché la sento, abbiamo vinto, ma... Comunque Fasto ti consiglio anche a te soundtrack by Twitch qua che ti permette di tenere la musichetta sotto. Ci sono vari generi, interessante, gratuito. Visto che ci sono sempre problemi di copyright. Allora vediamoci, riproviamoci a scattare sta foto. Sì, ok, ho capito, dai, ho capito, ho capito. Dai, fammi andare sulla Terra, mo'. Dai. Snapshot del satellite. Tocca che ti fai il computer nuovo. Fanno tipo una filosofia, fanno. Va bene, ok, allora ci siamo. Sono le Bahamas, ok. Io voglio andare tipo eh, qua. Ok, Antartide. Fammi scattare... Ah, oh. ok. Ok, Antartica. Save. Ciao Antartide. That will look amazing! Ma la merda eh! Dai, salva, sì, San Giorgio. San Giorgio shot, vabbè. Ancora un po' è limitato. Abbiamo visto che è limitato. Quindi direi direi basta. Direi basta, torno in main. Mi scrollo un po'. Oh. Che abbiamo visto delle cose interessanti. Abbiamo visto. Comunque su. La questione di cui parlavamo della cinecensura come titolo vuole, e non è finita qui, non è finita qui né per, eh, per, questo, per questo canale e questo argomento perché sicuramente lo riporteremo e non è finita qua neanche nel mondo perché secondo me questa guerra ideologica è solo iniziata. E chissà dove andrà a finire. Va bene. Passiamo al secondo argomento di questa sera. Non ne parliamo tanto anche perché, non ne possiamo parlare tanto perché sto parlando di Snowpiercer. Consigli a vedere l'upin di colore? Sì, sì, secondo me ci sta. Fasto. Eh, allora, la stanno, la stanno ritando anche molto bene. Io sono, nel senso che secondo me c'ha un po' di problemucci. Però però si lascia vedere, si lascia vedere dai. Eh, però ti consiglio però, prima di tutto Snowpiercer se non l'hai vista perché ieri sera è uscita la prima della season 2 avevano già fatto la season 1 Snowpiercer, il film diretto da Bong Joon-ho eh, della serie Bong Joon-ho è produttore eh, i registi sono diversi come le serie vogliono eh, ieri sera è uscita la prima della seconda serie, ci è, piaciuta. ci è piaciuta perché riesce a tenere sempre un livello di tensione molto alto eh, I tempi morti li usa solo eh, in favore comunque della storia, per mandare avanti la storia, quindi conversazioni o comunque cose che succedono a bordo del treno. Eh, per chi ha visto la prima season eh, è arrivato il signor Wilson che si è attaccato col suo mini treno al treno più lungo, e quindi la season 2 che, inizia che ci sono le trattative. Tra, tra i due treni e insomma e si svilupperà questo è molto bella sono riuscita a darci comunque una caratteristica a questa serie che a me piace molto spoiler sì c'è ragione però nel senso chi è appassionato di cinema season one dovrebbe averla vista anche perché è uscita da un po dicevo che sono riuscita a fare una cosa molto molto bella che personalmente mi piace nelle serie che c'è un protagonista, pe però ci sono tanti protagonisti, è una serie corale, non come Game of Thrones dove non c'è un vero protagonista: nel senso qualcuno che spicca di più c'è, però non, non ce n'è uno in particolare, ce ne sono tipo due, tre. E dopo ci sono tanti personaggi. Eh, questo, questo aiuta tantissimo la storia perché. Contestualizza il mondo, contestualizza il mondo dove sono, vedere tante scene, tante storie di più personaggi e non solo la storia di un personaggio ti aiuta a entrare nel mondo. E infatti, in, in questo Snowpiercer, in questa, nella serie sono riusciti a portarti nel loro mondo. Nella prima serie, anche per il budget, hanno avuto dei problemi di ambientazione. Comunque, non era facile riprodurre un treno di mille vagoni a volte non sembra sia così lungo, ci sono insomma dei problemucci, però adesso si vede che ha avuto successo e, ed è veramente molto credibile, veramente molto credibile, quindi guardatela, iniziate dalla, meglio film o le stagioni film, cioè film. Il film è, sotto questo punto di vista di cui ti stavo parlando, cioè proprio dal quinto minuto del film tu entri nel treno, ti sale l'ansia e ti passa solo quando finisce. Ma è diretto anche dall'ultimo vincitore degli Oscar. Quindi insomma, mica cazzi, cose iconiche. Ce l'ho in testa: che si mangiavano le zollette nere di scarafaggi. Mamma mia, mamma mia. E... È del 2013. Sì, beh, è ancora, ancora attuale. Ancora attuale. Guardalo, guardalo. Tocca guardarlo. Sì, se non avete visto le serie, sì. Perché comunque nel senso la serie è il continuo diciamo o comunque la storia parallela grazie ragazzi grazie che avete animato un pochino la chat la attuale del 2013 mi sa boh non lo so però sono due prodotti che vanno visti assolutamente tutti e due perché quando escono le cose di qualità eh, vanno viste anche lì uno dei protagonisti principali della serie è un uomo di colore anche lì c'erano state delle critiche eh, Azzi, anche lì inizialmente c'erano state delle critiche per l'attore di colore, però sono state pienamente smentite, perché, perché i personaggi anche in questa serie sono, sono azzeccati. Ma, ma si vede insomma che c'era un bel progetto dietro. Scusati, pubblicamente, Wifi. Beh, si chiama Charlie qua. Sto a fare un po' di talking sul cinema, ma adesso siamo anche in conclusione. Adesso ci andiamo a fare qualche, qualche sfidino a Rocket. Se vuoi venire, Charlie. Ma Rocket non lo, non lo stream perché sono troppo forte. Se no, dopo la gente mi viene a chiedere di giocare. Winner del torneo. Va bene, ragazzi. Grazie di aver animato la chat, miei, miei fratma e prima o poi si animerà molto di più e dovreste, dovrete stare al passo con tutte le bestemmie che, dovete, che dovrete censurare. <ride> Speriamo anche presto. Grazie di essere stati sul razzo di Patostratos. Noi torniamo forse questo weekend. Forse questo weekend ho voglia di fare un po' di reaction di musica. I dieci piscelli e piscelle che mi piacciono adesso nella musica. Penso che Potrei andarci, se no comunque ci vediamo mercoledì prossimo, probabilmente con un ospite che annuncio presto, sempre nel mondo del, dell'audiovisivo, regista, direttore della fotografia. Vediamo, vediamo, vediamo se riesco a chiuderla. Grazie di essere stati sul Razzo di Patostratos e ci vediamo alla prossima live.